Salve, io sono il vostro Senten Chan. Un saluto a tutte e tutti voi che mi seguite ed anche a quelli che non mi seguono. Io infatti colgo l'occasione per dirvi che lancio la mia candidatura per le comunali, le amministrative, le votazioni di Roma di adesso. Per il Movimento 5 Stelle. Quindi nel video che adesso sto per iniziare parlerò di questa mia candidatura. Come vi dicevo, il vostro Santen Chan si candida a sindaco di Roma. Prima scherzavo, lo sapevo, era per sindaco di Roma. Allora faccio questo video per dirvi che io non commetterò nessun errore. Infatti non sarò come Marini, non sarò come Alfano, non sarò come Alemanno, non sarò come tutti gli altri, insomma. Anche perché la mia concezione del Movimento 5 Stelle è diversa anche da quella di Casaleggio e di Beppe Grillo. Quindi, se volete qualcosa di originale, dovete votare me. Io infatti ho dei progetti esclusivi per la capitale, ma non ve li dirò se non mi votate. No, a parte scherzi, io penso soprattutto a rivalutare l'educazione, la sicurezza contro la delinquenza e il Made in Italy, e rilanciarlo, però fabbricato in Italia. E poi, che dire, ho delle limitazioni tecnologiche, quindi farò un video molto corto. Ma mi candido ad assumermi questa responsabilità, quest'onere di essere sindaco di Roma. Sindaco di tutti voi cittadini della mia città, per il bene della città e di tutti noi. Vi prego quindi di votarmi. In rete proponete Santen Chan, soprattutto se volete protestare contro le opzioni esistenti, le candidature esistenti nel Movimento 5 Stelle, per protesta votate in rete Santen Chan. Vedrete che alla fine Casaleggio e Beppe Grillo saranno obbligati a chiamarmi, ad evocarmi per essere sindaco di Roma. Quante cose che si possono fare per la nostra città. Rilanciare il turismo. Per esempio, prendi i turisti e li rilanci. Pensavo al Lungotevere, no? Mi rilanci la Puglia. Bisogna rivalutare l'eredità storica, architettonica della nostra antica città, che stanno facendo andare in malora tutti gli assessori, tutti i sindaci, tutti i politici dell'urbe, tutti i professionali della politica capitolina sono stati un fracasso. Quindi io penso di rivalutare il patrimonio storico, culturale, architettonico della città, di rilanciare il turismo, di ripulirla da tutta la sporcizia, di fare dei piani, di programmare dei piani per ripulire i tombini, dragare il Tevere, fare funzionare meglio le scuole, le università, dar lavoro alla gente e tutte queste cose. Se volete questo, votatemi.